Buongiorno, buonasera a tutti, a seconda di quando state guardando questo video. Vi voglio parlare di un romanzo, di un libro a cui sono molto affezionato. Il romanzo in questione è Il giorno della civetta, scritto da Leonardo Sciascia. È un libro fondamentale per noi e per la nostra cultura. È fondamentale perché credo sia un po' come la stella di Rosetta. L'abbiamo studiata tutti quando eravamo a scuola. La stella di Rosetta è quel pezzo di pietra nera che ci ha permesso di decodificare i geroglifici grazie a una triplice iscrizione, la stessa per contenuto, ma che veniva scritto in demotico e in greco. E in geroglifico, appunto, e grazie alle tue lingue conosciute riuscimmo poi a decodificare una terza. Il giorno della civetta ha un'importanza fondamentale per noi proprio per questo motivo. È stato il primo romanzo, quindi una storia di finzione, che ha parlato di mafia. All'epoca forse i romanzi venivano letti più di oggi, o comunque il fatto di portare un tema così fondamentale che all'epoca non era conosciuto alla portata di tutti. È quello che fanno i romanzi, raccontano storie accessibili a tutti. Per la prima volta diede un affaccio su un problema grande, viscerale della nostra Italia e lo rese disponibile appunto a tutti gli attori italiani. Partiamo dal titolo. Il giorno della civetta è una citazione dall'Enrico IV di Shakespeare. La civetta è notoriamente un animale che vive di notte, che trama nell'oscurità, caccia semplicemente più che tramare nell'oscurità. Ma che succede? Dov'è la civetta di giorno? Come sarebbe se la potessimo vedere di giorno? Ebbene, il giorno, l'illuminazione, è proprio quella che il romanzo butta su un elemento oscuro, fino allora oscuro, che era quello della mafia. C'è una frase che mi ha colpito moltissimo di questo libro. È una frase che dice un boss mafioso durante un interrogatorio con la Sberna, durante l'interrogatorio al commissario Bellodi, che è il commissario che fa l'indagine, di cui tra pochissimo parleremo. E questa frase dice esattamente questo. La verità è nel fondo di un pozzo. Lei, dice il boss mafioso al commissario Bellodi, lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna. Ma se si butta giù, non c'è più né sole né luna. C'è la verità. Questa frase è forse il centro di gravità di questo libro. Un libro che, come tutti i grandi libri, racconta una storia che ha un influsso sul reale, influsso che in realtà ancora oggi percepiamo e sentiamo. Ma partiamo dall'inizio. Salvatore Colasverna è il direttore di un'impresa edile, di una cooperativa edile, che in una mattina del 1960 sta per salire sul bus che lo porterà a Palermo. Prima di fare ciò, proprio mentre lo sta facendo, mentre sta quasi per poggiare il piede sul gradino, viene freddato da due colpi di fucile. Chi è? Chi è che ha ammazzato Salvatore Colasberna? Le indagini partono immediatamente. A capo delle indagini c'è il commissario Bellotti, che guarda caso è un forestiero, non è un siciliano, è uno che viene dal continente, nella fattispecie viene da Parma, la città del nord Italia. E quindi, come noi, il commissario Bellodi è un estraneo ai fatti, è un estraneo al grande racconto di questo libro, che è un racconto di mafia. Subito il commissario Bellodi si accorge che le indagini sono molto difficili, perché intanto le persone che stavano sul bus alla chitipella scompaiono nella piazza, tra le altre persone, intrufolano nei vicoli e loro fanno molta fatica, la polizia fa molta fatica a recuperarli, nessuno vuole parlare. La polizia domanda all'autista dell'autobus e dice: ma io di mestiere guido, non guardo mai chi c'è. Il bigliettaio dovrebbe conoscere le persone, se non altro averle viste, perché insomma timbra i biglietti degli occupanti. Il bigliettaio dice: ma c'erano poche persone, forse 4 o 5, in un pullman che invece tutti i giorni, da quando quella linea c'è, è sempre piena. A questa prima vittima se ne aggiunge un'altra, giovane e ignaro, estraneo
strano il fattipotatore, che si chiama Paolo Nicolosi, che molto presto si era alzato per andare a lavorare nei campi a fare il suo lavoro, ma che forse, per aver riconosciuto l'assassino, viene ucciso a sua volta. E poi c'è una terza, vittima, Calogero Di Bella, che è un confidente della polizia, a cui sono dedicate delle pagine molto dolenti nel libro. Perché questo confidente, questo ragazzo, questo signore muore non tanto per aver confessato alla polizia, cosa che in realtà la mafia in qualche modo, se erano confessioni leggere, permetteva anche perché tutti in qualche modo devono campare, ma per la paura di aver confessato qualcosa che era inconfessabile. Infatti c'è questa pagina molto bella in cui Sciascia descrive che il motivo della morte vera di Di Bella avviene non tanto perché lui disse qualcosa alla polizia, tutte le informazioni arrivavano sotto forma di lettera anonima. Altre pagine bellissime di Sciascia sono dedicate a come la popolazione non parli direttamente, ma poi scriva molte, molte lettere anonime. E, dicevo, Di Bella muore non tanto per le cose che dice alla polizia, ma per la paura che aveva nello sguardo. La paura di aver detto qualcosa che non poteva dire, quando incontrava magari qualche scagnozzo mafioso, qualche mafioso altolocato, passatemi il termine. Paura che le faceva abbassare lo sguardo, che le faceva cambiare strada, gli faceva cambiare strada. E proprio a causa di questa paura muore. Tre vittime per tre carnefici, sostanzialmente. Uno è il mandante dell'omicidio, cioè uno è scusate, l'esecutore dell'omicidio, la bassa manovalanza della mafia, ovvero Diego Marchica, detto Zecchinella, colui che spara due colpi di fucile. Poi c'è il secondo in grado, sembra un videogioco giapponese in cui a ogni livello si innalza, no, la caratura del nemico. Il secondo è Rosario Pizzuto e poi c'è il boss mafioso Mariano Arena. Può sembrare un libro poliziesco di indagini, ma in realtà a metà noi sappiamo già praticamente tutto. Il commissario, quello lì, ha fatto bene il suo lavoro, abbiamo già scoperto cosa è accaduto e chi sono i mandanti. Da qui si apre un'altra parte del libro, la più dolente, la più tragica, che è un dialogo lunghissimo, molto lungo, tra il capitano, cioè il commissario Bellodi e il boss mafioso, no? Sono due mondi a confronto che si sfidano, si parlano e in qualche modo anche si rispettano, dicevo appunto Mariano Arena. Per questo libro vorrei partire per analizzare questo libro vorrei partire da un piccolo dato, ovvero il travaso, la comunicazione che c'è fra le storie di realtà, la realtà, le cose che accadono, e la finzione narrativa. È un discorso molto lungo che arriva da lontano, eh? Ci sono state moltissime influssi che la realtà ha avuto sulla finzione una storia vera, un libro tratto da, un film tratto da. E poi però può accadere anche il contrario. Il commissario Bellodi, infatti, arriva da un personaggio realmente esistito, così come in realtà anche Salvatore Colasberra, la prima vittima, l'impresario edile, venne mutuato. Viene creato da Sciascia sui resti di Accursio Miralda, che era un sindacalista siciliano assassinato dalla mafia nel 1947. Però, dicevo, il commissario Bellodi trae le sue origini a un personaggio realmente esistito, personaggio che si chiama Renato Candida, che era un commissario di polizia che conosceva Sciascia, era molto apprezzato da Sciascia. Commissario che morì qualche tempo fa, e su cui Sciascia scrisse un articolo d'addio molto bello, molto importante, che ora vi condivido e vi leggo se la tecnologia ci assiste.
Ok, dovremmo esserci. Questo articolo venne pubblicato sulla stampa appunto quando Renato Candida morì ed era un articolo filmato, scusate, firmato da Sciascia. Vedete qui, scorro e leggo le parti evidenziate. Renato Candida era, diciamo così, un uomo che assistì a un passaggio fondamentale della mafia, una mafia vecchia, dunque, legata all'economia agraria in quegli anni piuttosto grama, ma che appunto stava passando, nel momento in cui cadeva sotto la sagace osservazione di Candida, a più vasta e diversa attività, ai lavori pubblici, le erogazioni riformistiche e assistenziali. Era un momento cruciale, dice Sciascia, in cui la volontà politica, la volontà dello Stato sarebbe potuta intervenire a impedire il transito, a stroncarlo. Insomma, eravamo in un momento in cui la mafia stava crescendo, si stava trasformando, passava da una mafia, se vogliamo dire, rurale, a una mafia che invece aveva ben più ampi e sottili modi di riuscire a sopravvivere, a imporsi e a crescere. Sciascia continua dicendo che Candida era un uomo simpatico, aperto, spiritoso e devo anche dirlo, e sarà magari perché ne conoscevo pochi, ma era il primo funzionario dello Stato veramente antifascista che io avessi incontrato. La sua radice di avversione alla mafia era appunto questa, il suo antifascismo, che poteva apparire paradossale in un ambiente in cui l'avversione alla mafia era anche o soltanto rimpianto, ed era invece coscienza esatta. Esatto intendimento. Su questo punto dell'antifascismo ci torneremo fra poco, è molto importante, vi chiedo per adesso di tenerlo lì. Devo ancora dire di lui, prosegue Sciascia in questo coccodrillo, in questo tributo giornalistico al suo amico, a suo grande onore, che pur attaccatissimo all'arma e alla sua storia, pur ritenendola forse la più integra e incorruttibile istituzione di questo nostro paese, molto soffriva di quelle pratiche non del tutto dismesse per ottenere che un indiziato diventasse reo confesso. Usava perciò, quando era in servizio, arrivare di sorpresa, sta parlando sempre di Renato Candida, Sciascia, in ore insolite nelle stazioni carabinieri che da lui dipendevano e non sempre, purtroppo, inutilmente. Mi raccontava episodi di incredibile stupidità e violenza e mi è rimasto indimenticabile quello capitatogli una volta, giovane tenente in un paese della costa tirrenica. C'era fra i suoi compiti quello di ispezionare periodicamente un treno o vagone in cui i detenuti venivano trasferiti. Una volta, salito per la solita ispezione sul cellulare, che era propriamente un vagone diviso in celle, sentì da una provenire grida, rumori di colpi contro le pareti e la porta. Il caposcorta tergiversava, ma fermamente ordinatogli che l'aprisse, ne venne fuori un energumeno. Non tutte le ragioni, con tutte le ragioni, e con tutte le ragioni di essere inferocito, un detenuto era riuscito a scappare dal treno. Disperati, i carabinieri di scorta avevano ad una stazione di passaggio acciuffato un facchino e chiusolo nella cella finché il numero risultasse giusto al controllo. Tragicomico episodio che nemmeno il più fantasioso inventore di barzellette sui carabinieri riuscirebbe a inventare. E infine, quel che i lettori si aspettano che io dica, non solo per il giorno della civetta, ma per ogni mio racconto in cui c'è il personaggio di un investigatore, la figura e gli intendimenti di Renato Candida, la sua esperienza, il suo agire, più o meno vagamente, mi sono presentati alla memoria, all'immaginazione. Ebbene, torniamo in diretta. Renato Candida ispirò il commissario Bellodi. Il commissario Bellodi aveva un modo di procedere molto, molto razionale. Si appoggiava sul diritto. Voleva che la mafia fosse combattuta in un certo modo. Era una persona di saldi principi, una persona moralmente ed eticamente impenetrabile. È un personaggio così carismatico che effettivamente non solo può aver tratto le sue origini di finzione, perché
come sarebbe l'odio di un personaggio di finzione da un personaggio reale, l'abbiamo visto, no? Renato Candido. Ma potrebbe essere che questo personaggio abbia ispirato negli anni a venire, ed è quello che i grandi libri fanno, ispirano negli anni a venire altre personalità decisamente importanti. La prima che mi viene in mente è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, una figura a cui sono affezionato non solo perché fu un grande uomo, ma anche perché nacque in una cittadina, Saluzzo, vicino al paese dove sono nato e cresciuto io. Carlo Alberto Dalla Chiesa era generale dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, che fece della lotta al terrorismo il suo motivo di vita e i risultati furono stupefacenti. Parliamo del terrorismo degli anni 70 in Italia. Furono così stupefacenti che l'allora presidente del Consiglio, Spadolini, nel 1982 lo nominò prefetto di Palermo. Compito che però il generale Dalla Chiesa svolse in maniera impeccabile, così impeccabile che appunto gli causò la morte, svolse per poco tempo, perché il 3 settembre 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa venne assassinato. Un altro personaggio che in qualche modo, e qui abbiamo proprio un aggancio diretto, lo vedremo fra pochissimo, può avere preso dal commissario Bellodi è un altro grandissimo nome della storia recente d'Italia. E sto parlando di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nel 1979 venne chiamato da Rocco Pinnici a fare parte di quello che poi sarebbe diventato il pool antimafia, ovvero il modo che lo Stato aveva escogitato di combattere la questione mafiosa. Un pool di magistrati dedicati sostanzialmente ai processi di mafia, che avevano da smaltire un gran numero, più di 500 processi intorno alla mafia. Falcone fu una personalità forte, sagace, che riuscì a attaccare la mafia, anzi ad avere un'idea, perché stiamo parlando di un periodo in cui ancora la mafia non ha un perimetro, non ha un contorno. E Falcone cominciò a dare un contorno alla mafia facendo un'operazione molto semplice, collaborando con l'America, personaggi come Rudolph Giuliani, che poi fu sindaco di New York quando ci furono per esempio l'attentato alle Torri Gemelle, e capendo che c'era un dialogo forte fra la mafia italiana e la malavita americana, soprattutto fondato su istanze economiche, chiese alle banche, siamo alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, tutti i documenti relativi alle transizioni di denaro, ai cambi di moneta, per esempio fra il dollaro e la lira. E si accorse piano piano dell'enorme mole di passaggi di denaro, e grazie a quell'enorme mole riuscì per primo a dare una dimensione a che cosa era la mafia. Bene, questo torna esattamente in un passaggio molto duro e molto bello del nostro libro di oggi, che dice esattamente questo. Qui sta parlando il commissario Bellodi e sta parlando di Don Mariano Arena, che è, diciamo così, il nemico più importante, più autorevole, più grande da combattere, quello di cui parlavo prima, il terzo, forse il mandante dell'omicidio di Colasberg. Questo è il punto, pensò il capitano, su cui bisognerebbe far leva. È inutile tentare di incastrare nel penale un uomo come costui, appunto il boss mafioso Mariano Arena. Non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti costituzionali. Un nuovo Mori diventerebbe subito strumento politico elettoralistico, braccio non del regime, ma di una funzione del regime, la fazione Mancuso Rivigni o la fazione Shortino Caruso. Qui bisognerebbe sorprendere la gente, i mafiosi, nel covo dell'inadempienza fiscale, come in America. Ma non soltanto le persone come Mariano Arena, non soltanto qui in Sicilia, bisognerebbe di colpo piombare sulle banche, mettere mani esperte nella contabilità, generalmente a doppio fondo delle grandi e delle piccole
delle grandi e delle piccole aziende, revisionare i catasti e tutte quelle volpi vecchie e nuove che stanno a sprecare il loro fiuto dietro le idee politiche o le tendenze o gli incontri dei membri più inquieti di quella grande famiglia che è il regime, e dietro i vicini di casa della famiglia e dietro i nemici della famiglia, e sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le mogli, gli amanti di certi funzionari, e confrontare quei segni di ricchezza agli stipendi e tirarne il giusto senso. Soltanto così, ad uomini come Don Mariano, comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi. In ogni altro paese del mondo un'evasione fiscale come quella che sto constatando sarebbe duramente punita. Qui, Don Mariano se ne ride, sa che non gli ci vorrà molto ad imbrogliare le carte. Seguire i soldi è proprio quello che Falcone fece. In questo passaggio, ad un certo punto, si cita un nome, Mori. Mori fu incaricato direttamente da Mussolini, stiamo parlando quindi del ventennio, nel 1930, di combattere il fenomeno mafioso. Mori era un'alta personalità del regime e aveva un modo tutto suo, col beneplacito di Mussolini, di combattere il fenomeno mafioso, ovvero quello di usare la violenza, di far fuori gli esponenti mafiosi con le armi. Sciascia era un illuminista siciliano, amava combattere la mafia, dice lui proprio nel 1983, la mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei e della temibilità, la mafia si combatte col diritto. Ed è per quello che prima, quando abbiamo letto le pagine, la pagina, l'articolo dedicato a Renato Candida, Sciascia si sofferma sul fatto che fosse antifascista, che il suo modo di combattere fosse con la ragione e con il diritto. Ed è proprio quello che Falcone fece, la ragione, l'intelligenza, l'astuzia e il diritto. Nell'84 viene ufficializzato il Comune antimafia, di cui appunto Falcone faceva parte. Nell'84 Buscetta diventa il primo collaboratore, il più importante collaboratore di giustizia, che permetterà poi di arrivare a un maxi processo nell'86, in cui vennero comminate 360 condanne e vennero dati più di 2.665 anni di carcere ai vari spartiti, ovviamente sui vari condannati. Fu una figura importantissima, Falcone. Chiamato appunto da Rocco Chinnici, e poi la terza figura dopo Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo Giovanni Falcone, che mi viene da pensare che in qualche modo abbia più o meno indirettamente tratto ispirazione dal nostro commissario Bellodi, quello di finzione del giorno della civetta, è ovviamente Paolo Borsellino. Ci sono due frasi, una di Borsellino e una di questo libro, che in qualche modo si fanno eco, e ve la leggo. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Questa fu una frase famosa di Borsellino. Per la paura di morire ogni giorno affrontavano la morte. Questa invece è una frase che fa parte del giorno della civetta, una frase tra l'altro che riguarda il personaggio di cui vi ho detto prima, l'informatore che appunto attraversa pagine dolenti. Ma qui a un certo punto avviene l'inghippo, l'inghippo fra realtà e finzione. Dopo l'esperienza del Puno antimafia, che stava facendo molti, molti più risultati, per esempio della forza bruta che Mori utilizzò sotto il periodo, nel periodo fascista, avviene questo, che il 19 dicembre di 1986 Paolo Borsellino chiese e ottenne di essere nominato procuratore della Repubblica a Marsala. Ma quando si nominava un nuovo procuratore della Repubblica, di solito veniva nominato il membro più anziano, per sostituire chi se n'era probabilmente andato in pensione. All'epoca, insomma, come aspirante a questo ruolo, quindi procuratore della Repubblica di Marsala, c'erano delle persone più anziane di Paolo Borsellino, ma Paolo Borsellino venne nominato lui procuratore
procuratore per evidenti meriti. Poche settimane dopo, 19 dicembre, Borsellino viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala. Poche settimane dopo, nella fattispecie, il 10 di gennaio del 1987, Sciascia, sul Corriere della Sera, scrive un articolo intitolato I professionisti dell'antimafia, che ora condivido con voi. Questa è la pagina originale dell'articolo del Corriere della Sera, si vede un po' sgranata, me ne rendo conto. E questo è invece l'articolo. L'ho riportato in un documento Word, ma come vedete l'articolo dal Corriere della Sera 10 gennaio 1987, Sciascia comincia questo articolo con due autocitazioni. La prima ci interessa perché è del giorno della civetta. Da questo stato d'animo sorse improvvisa la collera, sta parlando della collera del capitano Belloni. Il capitano sentì l'angustia in cui la legge lo costringeva a muoversi. Come i suoi sottufficiali vagheggiò un eccezionale potere, un'eccezionale libertà di azione, e sempre questo vagheggiamento aveva condannato nei suoi marescialli. Un'eccezionale sospensione delle garanzie costituzionali in Sicilia per qualche mese, e il mare sarebbe estirpato per sempre. Ma gli vennero nella memoria le repressioni Mori. Insomma, in questo brano, Sciascia, attraverso il nostro commissario, dice: cavolo, se in Sicilia si potessero sospendere per un attimo le garanzie costituzionali, il problema si risolverebbe facilmente. Magari come, con la violenza, come fece Mori. Ma questo poi, proprio il pensare a Mori, fece risalire il capitano, che doveva e voleva, anche per ordine in qualche modo del suo creatore, cioè Sciascia, combattere la mafia con la legalità, col diritto e con la giustizia. Sciascia cita questi due brani, uno dal giorno della civetta e l'altro ciascuno suo, per far capire qual è la sua, qual è sempre stata la sua posizione sulla mafia. Però ad un certo punto, che è stata quindi una posizione di lotta, da illuminista siciliano quale lui era, ma una lotta legale, una lotta al potere illegale con gli strumenti della legalità. Ma quindi a un certo punto in questo articolo Sciascia comincia a vedere, a constatare che l'antimafia potrebbe essere, cioè il dichiararsi antimafiosi potrebbe essere uno strumento di potere. E lo fa prendendo due casi. Il primo, che vedete in questo paragrafo evidenziato, e intanto vi lascio il tempo di leggere, è dedicato a Leo Lucarlando, tuttora sindaco di Palermo al suo quinto mandato. Insomma, qui si dice che quando un rappresentante pubblico come il sindaco si dichiara manifestamente antifascista, è come se si mette, scusatemi, mafioso, è come se si mettesse una sorta di etichetta che lo rende immune, per esempio, dal fare magari bene il suo impegno amministrativo, o se non fa bene il suo impegno amministrativo, dalle critiche, per tali mancanze. Perché se qualcuno dell'opposizione, mettiamo, dice sì, ma le cose non sono state fatte bene, questo membro dell'opposizione potrebbe essere, per esempio, accusato di essere un mafioso. Ma più importante è il secondo paragrafo che mi metto qui in evidenza. Quando Sciascia parla dell'antimafioso come dell'etichetta di antimafioso come possibilità di fare una carriera anche nella magistratura, ad un certo punto cita appunto proprio Paolo Borsellino. Ma eccone, elenco un attuale ed effettuato. Lo si trova nel notiziario straordinario numero 17, 10 settembre 1986, del Consiglio Superiore della Magistratura. Vi si tratta dell'assegnazione del posto di procuratore della Repubblica a Marsala del dottor Paolo Emanuele Borsellino e dalla motivazione con cui si fa proposta di assegnargli, salta agli occhi questo passo. Ora vi chiedo un po' di pazienza perché effettivamente è un passo un po' lungo.
Rilevato, peraltro, che per quanto concerne i candidati che in ordine di graduatoria precedono il dottor Borsellino, si impongono oggettive valutazioni che conducono a ritenere, sempre in considerazione della specificità del posto da ricoprire e alle conseguenti esigenze che il prescelto possegga una specifica particolarissima competenza professionale nel settore della delinquenza organizzata in generale e di quella di stampo mafioso in particolare, che gli stessi non siano, seppure in misura diversa, in possesso di tali requisiti con la conseguenza che, nonostante la diversa anzianità di carriera, se ne impone il superamento da parte del più giovane aspirante. Insomma, in questo passaggio un po' in burocratese si dice che non si seguirà più per questo caso la norma comune, cioè quella di affidare per anzianità questo posto appunto al più anziano, ma a una persona di comprovata conoscenza nel campo, in questo caso della lotta all'antimafia. Per far carriera, passo che non si può dire un modello, insomma, qui Sciascia continua, passo che non si può dire un modello di prosa italiana, ma apprezzabile per certe delicatezze come la diversa anzianità, che vuol dire della minore anzianità del dottor Borsellino, e come quel superamento, pudicamente messo fra virgolette, che vuol dire della bocciatura degli altri più anziani e per graduatoria più in diritto di ottenere quel posto. In qualche modo Sciascia qui sta dicendo che Borsellino ottenne il posto proprio perché era un manifesto antimafioso e che quindi con l'antimafia si può far carriera. Sciascia conclude molto duramente questo articolo. I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più in Sicilia per far carriera nella magistratura del prender parte a processi di stampo mafioso, in quanto poi alle definizioni di magistrato gentiluomo c'è da restare a essere fatti. Si vuol forse adombrare che possa esistere un solo magistrato che non lo sia. Allora, questo articolo scusatemi, la tecnologia. Ok, dovrei aver tolto la condivisione dello schermo. Questo articolo fece un baccano incredibile. Fece un baccano incredibile perché gli intellettuali, i giornalisti di quell'epoca subito cominciarono a discutere moltissimo e a prendere le parti gli uni di Sciascia e gli altri di Borsellino. Solo un altro articolo, scrisse Pasolini, ebbe un eco così importante nella nostra storia culturale. Ma non è solo, anzi, del chiacchiericcio poco ci importa. E tutto ciò che venne dopo, che in qualche modo rende la storia di questo libro, la storia di Sciascia e di Borsellino, e la storia della lotta alla mafia, dà una nota tragica a tutta questa vicenda. Tragica nel senso greco del termine, del problema, che è quella domanda senza risposta, è quella domanda, quella aporia a cui non si può dare un significato, un senso, che era quella che per esempio, gli spettatori di una tragedia di Sofocle, quella domanda che gli spettatori di una tragedia di Sofocle si portavano poi a casa una volta finito lo spettacolo, quelle domande che non possono avere risposta e quei dissidi interiori che non possono avere risoluzione. Perché? Perché sicuramente Sciascia in questo articolo voleva denunciare qualcosa che sentiva. Lui era un illuminista siciliano, voleva che la mafia si combattesse con tutti i crismi della legalità. E per questo che lo spinge a scrivere questo articolo. Però sta di fatto che da quel momento in poi le cose cominciarono a non andare per il verso giusto. Intanto il pool antimafia venne sciolto qualche anno dopo, anche perché nell'87, quando Caponnetto lasciò il pool, tutti si aspettavano che a quel punto, anche vista l'episodio di Borsellino, Falcone venisse nominato capo del pool antimafia. Invece non fu così, perché fu nominato Antonio Meni. In qualche modo fu una mossa sbagliata da parte dello Stato, perché era come delegittimare un proprio organo. Falcone era, per meriti acquisiti sul campo, la persona più titolata, ma non era la più anziana. E questa marcia indietro dello Stato italiano indebolì, agli occhi di tutti, ma soprattutto agli occhi della mafia, l'importanza e l'inscaffibilità del pool antimafia. Tant'è che
Il 23 maggio del 92 ci fu la strage di Capaci, quella in cui, non ricordo neanche con quanti chili di tritolo, venne fatto saltare in aria Falcone Borsellino. Falcone, scusatemi, Giovanni Falcone. Borsellino, pochissimi mesi dopo, anzi il 25 gennaio del 1992, scrisse: "Tutto incominciò con quell'articolo sui professionisti dell'antimafia", e si riferisce appunto all'articolo di Sciascia, quello che abbiamo letto prima. Purtroppo, neanche un mese dopo aver pronunciato queste parole, anche Borsellino venne assassinato nella strage di Via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992. Ora, la verità sta in un fondo al pozzo, ed è difficile comunque portare la luce che noi vediamo in fondo al pozzo, quella della luna, del sole, della luna, sono luci fragili che stanno sul pelo dell'acqua, ma che quando si scende nell'oscurità, e la verità forse non raggiungibile perché è scura, sta in fondo a questo pozzo. È impossibile pensare che Sciascia abbia scritto questo articolo per fare del male alla sua terra e alla lotta contro la mafia. Non era sicuramente nelle sue intenzioni, così come è innegabile che la carriera di Borsellino sia stata, fin quando è durata, come quella di Falcone, appunto Falcone Borsellino, sia stata una carriera incredibile, fatta di molti dolori, ma anche di successi. Però quello che mi rimane amaro in bocca nel raccontarvi è questo cortocircuito di buone intenzioni, di verità e di finzioni che purtroppo la nostra società, uno scrittore e dei giudici hanno dovuto pagare per un nemico che era già di per sé difficile da combattere. Questa è una storia triste che ci portiamo dietro ancora oggi. Vi condivido di nuovo lo schermo perché vi faccio vedere due articoli. Uno uscito nel trentennale di quell'articolo, di nuovo sulle pagine del Corriere della Sera, a firma, come vedete, di Felice Cavallaro. Ah, questa che vedete è una foto in cui, dopo l'articolo che vi ricordo è dell'87, Sciascia e Borsellino pranzano insieme. Quindi per dire che poi effettivamente si riconciliarono. Ma in questo articolo, che appunto celebra quel grande articolo originario di Sciascia di cui abbiamo appena parlato, si parla della caduta dei miti e il giornalista cita il caso di Silvana Saguto, la magistrata dei beni confiscati, il presidente della Camera di Commercio Roberto Beccato, con una tangente da 100.000 euro. Insomma, in qualche modo avvalora quello che Sciascia diceva all'epoca, cioè che l'antimafia, l'etichetta di antimafia può far fare carriera. Giusto un paio di giorni dopo, a questo articolo, ne esce un altro, a firma di, scusate, non è il link corretto, a firma di Nando Dalla Chiesa, il figlio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale di cui abbiamo parlato poco fa. In questo articolo, che è fatto proprio in risposta, come vedete qua, devo replicare l'articolo scritto ieri per il Corriere di Felice Cavallaro, siamo all'11 gennaio 2017, Nando Dalla Chiesa chiude con: "No, il bersaglio di quell'articolo era proprio Borsellino. Era lui il profittatore dei nuovi orientamenti del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. L'unica e vera profezia che fece Sciascia in quell'articolo fu la seguente: i lettori, comunque, prendano atto che
Nulla vale più in Sicilia per far carriera della magistratura, del prendere parte ai processi di stampo mafioso, cita fra virgolette Sciascia. La carriera di Borsellino l'abbiamo poi conosciuta tutti. 5 anni dopo saltò in aria in Brandelli la strage di Via D'Amelio di cui abbiamo appena parlato. Prima però egli fece in tempo a dichiarare nell'ultimo discorso pubblico, ricordando Falcone, che Giovanni ha incominciato a morire con quell'articolo sui professionisti dell'antimafia. Già, perché proprio per evitare che potesse far carriera anche lui come Borsellino, il CSM bocciò Falcone tornando, e fu esattamente l'effetto Sciascia, al principio dell'anzianità. Ma questa è la storia vera. Ma sentire una volta il rimborso verso il, scusatemi, il rimorso verso Borsellino, no, eh? Questo articolo molto duro, fatto ben 30 anni dopo, fatto ben 30 anni dopo l'articolo di Sciascia, ci dice una cosa: nonostante il dibattito sia aperto e ognuno può prendere le sue posizioni, ma che forse dai grandi libri partono delle grandi considerazioni, dei grandi dialoghi, dei grandi discorsi. E al di là dell'elemento tragico, tristissimo, inestricabile e doloroso di questa vicenda, in cui vedo solamente delle persone che in qualche modo, a loro modo, volevano fare del bene. Ebbene, l'unico elemento positivo potrebbe essere il fatto che da questi grandi libri, a cui seguono grandi dialoghi, forse ancora oggi stiamo discutendo, stiamo dialogando e stiamo parlando, che poi è quello che Giorno della Civetta aveva come obiettivo, portare sulla bocca e davanti agli occhi di tutti un pezzo tragico della nostra storia italiana, quello mafioso. Grazie e buona serata.